Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Una settimana calda, una settimana intensa per quanto riguarda i mercati finanziari, soprattutto per quanto riguarda Bitcoin. Anche le altcoin hanno seguito, ma poi hanno ritracciato, sono tornate indietro. Bitcoin ha continuato. Siamo passati da 7.300-7.400 dollari nell'arco di una sola giornata a toccare un picco, ragazzi, di 10.400 dollari. Questo è quello che fanno le criptovalute, questo è quello che può fare Bitcoin per una serie di motivi. Non mi dilungo qui, ragazzi, ma questo è un mercato che funziona così. Sì, è speculazione, c'è la manipolazione a destra e a sinistra, ma i concetti di fondo sono legati alla struttura di questo mercato. Questo è un mercato che può fare cose del genere perché la sua struttura fondamentale creata è in così, ragazzi. Quindi è una problematica, tra virgolette, che poi non è un problema, è una diciamo caratteristica di questo mercato. È assolutamente normale che possa succedere una cosa del genere, anche se poi in effetti, insomma, è difficile tradare una roba di questo tipo. Difficile o non difficile, insomma, ci sono delle tecniche che si possono utilizzare, assolutamente sì. Ci sono gli holder che restano sempre dentro, quindi eliminano il problema. Ci sono i trader che tentano di fare scalping sulle piccolezze. Insomma, ognuno ha la sua tecnica. Ma su questa parte del rialzo di Bitcoin, quello che è successo questa settimana, cambia quello che è la struttura ciclica del mercato, e soprattutto dà una conferma di quello che stavamo aspettando da più di un mese, cioè la chiusura ciclica del ciclo annuale, che doveva avvenire verso il 17-20 di ottobre. Poi si è spostata di qualche giorno in avanti. È stato chiuso il ciclo annuale su Bitcoin, e adesso noi possiamo prendere una strada rialzista che ci può portare a ritoccare i massimi del 2019. Vi ricordo quelli intorno ai 13.000, se non sbaglio, qualcosa dollari, oppure no? È quello che cerchiamo di scoprire in questo video, insieme ad una cosa che faremo alla fine di questo video, ragazzi: andare a capire se siete long in questo momento sul mercato. Dovete chiudere la posizione dove, come e quando. Lo facciamo alla fine di questo video. Se vi ricordate, l'ultimo video avevo parlato di questo ciclo a 3 perfettamente concluso, e poi il rialzo, ragazzi, sembrava dipinto. Andatevi a rivedere i video, stanno tutti lì queste informazioni. Benissimo, ok. Da un punto di vista di analisi ciclica, l'area di chiusura del ciclo annuale era intorno a questa zona qui, ragazzi. Sì, più o meno siamo arrivati al 23, insomma. Noi avevamo dato come limite verso il 20, insomma, ragazzi, sono 3 giorni su un ciclo annuale, quindi perfettamente compresa. Risulta veramente simpatica una cosa, ragazzi, questo volevo farvelo vedere, cioè è stato fatto il dead cross delle medie, e alla stessa giornata del dead cross il mercato si è riportato sopra le medie. Questo fa sì che questo dead cross è un fake, ragazzi, un fake classico, perché le medie hanno questo errore. Quindi in realtà è stato un fake perché il mercato si è riportato sopra nella stessa giornata. Quindi in realtà adesso vedremo la media 50 periodi, man mano cercare di nuovo di ricrossare la 200 e riposizionarsi, probabilmente così. Quindi ci darà il solito problema nelle medie mobili, che in barra di congestione vanno su e giù, non indicando assolutamente niente. Quindi questo dead cross in questo momento non indica nulla, perché il mercato è risalito al di sopra dei livelli delle medie, indicando che questa parte fa parte, scusate il gioco di parole, di un trading range. Complicatissimo, però non ci interessa. Allora, l'analisi ciclica è scaduto il termine. Sicuramente, ragazzi, è innegabile: qui è iniziato un nuovo ciclo, il 23 di ottobre. È il nuovo annuale? Non è il nuovo annuale? Beh, lo vedremo poi con calma. In realtà, ancora, ancora, e mi odierete per questo, c'è la possibilità di vedere quest'altro movimento, ragazzi, ok? Però sinceramente il mercato è cresciuto veramente tanto. Mi sa un po' strano una manipolazione di questi livelli, che poi possa portare in effetti a un nuovo minimo. Tutto è possibile sui mercati delle criptovalute. Sarebbe da configurare come un ciclo mensile piccolo, più o meno come questo qui, che porterebbe in effetti poi a un nuovo livello di minimo qui.
Allora, insomma, c'è la possibilità, sì, ragazzi, verso fine novembre, ma insomma, la reputo un po' difficile, sinceramente. Sono sincero, tutto è possibile nei mercati, però è un po' difficile questa cosa. Io andrei più per le cose più semplici in questo momento e andare a capire. Questo ciclo è iniziato il 13 di ottobre, avrà la sua struttura ciclica, probabilmente il primo livello appunto da tenere a mente sarà a fine mese di novembre, come sempre un ciclo mensile che il mercato sta dando, e sarà ripartito in diversi sottocicli, li analizziamo quasi sempre in Academy, nella Trading One Academy. Ho già pubblicato stamattina un'analisi operativa di tutti i livelli da fare, e poi insomma andremo anche a spulciarli qui sul video YouTube o magari nel canale Telegram per i contenuti gratuiti extra. Per quanto riguarda invece le fasi del ciclo, questa è una fase iniziale, quindi ragazzi, se questo è un nuovo ciclo annuale, il mercato va a rompere questo massimo, intanto sicuro, perché se è un nuovo ciclo annuale, questo massimo verrà tranquillamente superato dal mercato, quindi andremo probabilmente a fare questo tentativo per poi insomma risalire a nuovi massimi. Questa è l'idea di fondo, perché il nuovo ciclo annuale di Bitcoin dovrebbe essere rialzista, ragazzi, questa è l'idea di fondo. Ora, non vi sto dando consigli finanziari, non vi sto dicendo che dovete comprare niente se non l'avete fatto, perché dovete sempre seguire le vostre strategie personali. Quindi, se andate a fare acquisti a casaccio, il trading non fa per voi, ragazzi, ok? E da un punto di vista di analisi tecnica, invece, in questo momento fantastica, la resistenza a 9.000-9.100 dollari diventa nuovamente un supporto. Ancora non lo aggiorno, aggiornerò fra qualche giorno perché siamo ancora un po' lì. Però ragazzi, guardate dove ha impattato il mercato, sull'altro livello di resistenza, che era il prezzo mediano della vecchia barra di congestione, cioè 10.000 dollari, 10.000 qualcosa. Ora, cosa succede? Giusto o sbagliato? Ma assolutamente giusto, ragazzi, perché il mercato fa, diciamo, un'analisi di riflessione all'interno di questa barra. Poi, per quanto tempo, non tempo, non lo sappiamo, però sicuramente questo livello, in questo momento, è il primo livello da battere. Ma poi abbiamo qua, ragazzi, la trend line discendente che unisce tutti i massimi rilevanti. Questi qui e poi adesso questi, ragazzi, questa è la trend line discendente che dobbiamo guardare assolutamente. Rotta quella trend line, se il mercato riuscirà a farlo, cambia la struttura ciclica e cambia la struttura del trend, ragazzi, di medio periodo. In questo momento il trend di medio periodo resta uguale, ragazzi, vedete? Il trend di medio periodo è ancora laterale ribassista. Nonostante questa super up di Bitcoin, il trend resta laterale ribassista. Ma nel breve abbiamo un trend rialzista e questo possiamo valutarlo. Per esempio, c'è possibilità per chi era, diciamo, vuole fare l'holder. Sicuramente l'avevo già indicato nel video precedente della settimana scorsa. Resistenza a 9.000, due livelli di ingressi nuovi erano 900 e 8.008. L'ho indicato nell'ultimo video, ragazzi. Andatelo a vedere sul mio canale YouTube. Era stata chiusa qui l'operazione e poi quindi riaperta in sostanza qui. Vedete? Una e due. In sostanza, nessuna cosa strana, pochi centinaia di euro di differenza, assolutamente corretto. Faremo un video a proposito di questa cosa per far capire anche a molti la possibilità, il perché di queste cose, perché i trader fanno queste cose. E dopodiché andiamo adesso a capire se siamo su livello di resistenza 1 e livello di resistenza 2, poi c'è questo a 11.000. Importantissimo questo qui perché il precedente massimo cambia proprio la struttura di trend a livello matematico, ragazzi, sopra 11.000, qui, ok? Sopra 11.000 cambia la struttura di trend matematicamente, quindi è insomma, sicuramente un segnale molto forte. Dal punto di vista invece di ribasso, se i mercati fanno scherzi perché insomma si fermano qui, cosa succede? Beh, succede che intanto al di sotto di alcuni livelli bisognerebbe richiudere di nuovo le posizioni. Allora, è possibile intanto un pullback qui. In questa fase, anche rispetto alla media mobile a 200 periodi, vedete che è stata superata ampiamente. Quindi, un pullback di questa trend line è un pullback sulla media mobile a 200 periodi è possibile, dove siamo intorno agli 8.600. I miei trading system uscirebbero tutti, ce ne sono due ancora long, ma
Sono lì lì, ragazzi, uno sta per uscire e l'altro dipende, se si va sotto i 9.000 escono sicuramente tutti. Allora, per quanto riguarda invece altri livelli di stop, in questo momento abbiamo 9.100 primo livello, 8.007 che è il precedente massimo, adesso lo indichiamo, è un altro livello di resistenza che è qui. Ok, di supporto, scusate ragazzi, che è qui. A questo punto, anche se il mercato rompe questo, io mi starei attento, ragazzi. Forse sarebbe il caso, insomma, di ritornare flat, perché insomma tutto è possibile in questi mercati. Però lo andremo a vedere con calma. Io spero questa cosa non avvenga, chiaramente. Quindi vi ho dato tutte le direttive da un punto di vista ciclico. Dobbiamo passare all'altro argomento del giorno, altrimenti il video viene lungo. Se siete long su questo mercato, che cosa dovete fare? Allora, intanto, la prima caratteristica da tenere a mente, ragazzi, se siete long su questo mercato, siete riusciti a entrare, molti di voi mi hanno scritto che sono entrati a 7.600-7.400 dollari, avete fatto benissimo, un ingresso ottimo. Anche il mio trading system sono entrati a 7.600, ma io sarei entrato un po' più in su, quindi da un punto di vista di gestione avete fatto una grande gestione del trade di ingresso. A questo punto dovete gestire l'uscita. Come si gestisce un'uscita del trend? La parte più importante. Allora, intanto vi do dei consigli da buon padre di famiglia. La prima cosa è fondamentale, dovete avere le idee chiare, quindi i vostri obiettivi. Questo ingresso che voi avete fatto, che scadenza temporale ha? È di breve, è di medio, è di lungo. Se siete entrati di breve periodo, ragazzi, probabilmente una parte dovevate già prenderla in take profit intorno ai 9.500 dollari. E se non l'avete fatto, attenzione al 9.100, quindi 9.100 a questo punto diventa lo spartiacque nel breve periodo, ragazzi. Il breve periodo significa che dovete chiudere una posizione da qui a 3-4 giorni, non di più, ok? Quindi questo è fondamentale. Se invece siete nel medio periodo, a quel punto potete prendere in considerazione anche la possibilità di mantenere intera la posizione in questo momento e mettere magari dei trailing stop a tutela del vostro profitto. Magari uno sempre intorno ai 9.000, che potrebbe essere un livello spartiacque, e magari invece di chiudere tutta la posizione, quindi fare all-in a destra e a sinistra, andate a ripartirla la posizione. Magari chiudete delle piccolezze, un'altra parte la tenete, perché se siete con un orizzonte di medio periodo, avete fatto un buon ingresso, gestitelo bene. Se siete in una condizione di long, di lungo periodo, cioè siete rientrati old, ragazzi, in teoria lo sapete qual è il livello di stop? L'ultimo minimo 7.003, è lontanissimo, e questo ci porta a un'altra questione. Se siete entrati all in su questa posizione per il lungo periodo, non va bene, ragazzi. Perché? Perché se siete entrati a quei livelli, infatti, se siete entrati a 7.6 non c'è problema, state all in e vi mettete lo stop sotto l'ultimo minimo, sono poche centinaia di euro, ragazzi, non perdete sicuramente niente, anche se succede. Ok, però se siete entrati totalmente non va bene, perché nella posizione di lungo periodo vanno scaglionati gli ingressi, è la tecnica migliore soprattutto in questi mercati. Quindi ok, l'ingresso a 7.6, ma magari deve essere fatto con un 40-50% della posizione e altri 25-25 sguicciarli. Vi ricordate la tecnica come fare holding e come farlo bene? Trovate il link nel mio video, nei miei video YouTube di questa playlist, dove parlavo appunto di questa strategia, di come entrare bene sui mercati per l'holding, ok? Ricordate sempre di dare un'occhiata a queste cose. Se siete entrati all-in, ragazzi, beh, insomma, tenete a mente l'ultimo minimo, se no, scaglionate gli ingressi e magari provate dei pullback se andiamo sotto i 9.000. Sotto i 9.000 magari potrebbe essere un momento di portare, diciamo, ancora qualche ingresso in pullback, sempre secondo la vostra strategia. Tutte queste cose che io vi ho detto non sono così finanziari. Ma poi c'è un'altra domanda che sorge spontanea: ma se io non sono entrato e sono lì che sto guardando il cuore del mercato, non so che cosa fare? Ne parliamo mercoledì. Quindi oggi abbiamo fatto il video per chi è entrato e deve gestire questo long. Mercoledì facciamo il video per chi non è entrato, dove, come e quando.
posso rimediare a questa cosa. Ok ragazzi, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere i video che stanno venendo per la gestione di questa posizione. Andiamo a vedere anche questa grande storia che è il mercato delle cripto, dove ci porterà una cosa meravigliosa, perché ragazzi guardate un po' che cosa ha fatto in una giornata quando tutto sembrava dormire. Va bene, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e soprattutto ragazzi lasciatemi nei commenti quello che voi pensate di queste cose, che cosa avete fatto, quali sono le vostre problematiche, siete entrati, non siete entrati, qual è l'argomento del giorno secondo voi, e poi un mi piace sempre per i miei sforzi. Ciao a tutti, buon inizio settimana.